Buonasera a tutti e benvenuti a Profumo di Sanremo. Vi chiedo di supportare il canale mettendo dei like e cliccando la campanella per gli aggiornamenti e di lasciarci dei commenti ai quali sicuramente risponderemo. Serata dedicata alla Dama Rossa uccide sette volte, anno 1972, un classico del giallo cosiddetto gotico per la regia, ultima regia peraltro, di Miraglia, ecco, e questo regista di cui non è che conosco molto in realtà perché ho visto soltanto due film, peraltro uno in seguito all'altro, insomma, La Dama Rossa uccide sette volte e poi La notte che Evelyn uscì dalla tomba, peraltro io ho un DVD che contiene i due film. Ecco, vabbè, comunque questa sera è dedicato alla Dama Rossa uccide sette volte, veramente un bellissimo giallo, un cult movie che non andò benissimo al cinema, che però, insomma, grazie all'on video, grazie alle passate in televisione, insomma, ha avuto il suo giusto merito. Ecco, bene, allora iniziamo come al solito con un giro di commenti, diciamo, riguardo il film. Iniziamo come sempre con la nostra amica Guglielma. Ciao. Ciao, buonasera a tutti. Allora, sì, che dire, giallo cult, ma anche scult, mi scuseranno magari chi l'apprezza. Cioè, un film molto bello, molto carino, meraviglioso per chi ama il decor anni 70, J&B, punto e messa a profusione, ma se dobbiamo parlare della trama, qualche incongruenza, qualcosina, insomma, qualcosina c'è. Perché appunto, come già anticipato Marcus, è il classico filone giallo all'italiana a versante gotico, ma neanche perché c'è qualche accenno così a Sei donne per l'assassino di Mario Bava. È carino, però insomma, abbastanza ingarbugliato, perché inizia con appunto, come sembrerebbe un giallo gotico, però in realtà non si sviluppa alla fine come un giallo gotico, ma quasi alla Hitchcock, se vogliamo, però in mezzo ci ha messo un po' di tutto. Niente, un po' di tutto, vari personaggi affollano ed è difficile, se non si sta attenti, capire perché si va un po' da tutte le parti. Detto ciò, è diventato un piccolo culto, capisco anche perché comunque ci sono tutti gli attori del momento. C'è anche una Boucher discinta per una volta, non per le varie docce, ma perché appunto in un giallo anni 70, in cui in un giallo anni 70 che si rispetti, anche le donne devono essere maliarde, alle volte anche in preda alla crisi di nervi, ma soprattutto maliarde, vestite o più frequentemente poco vestite, questi bellissimi abitini anni 70 che fanno la gioia di chi ama certo abbigliamento, anche le location, poi magari dopo ne parleremo. Questa è la mia prima impressione. Disposta a cambiare idea, a sentire insomma i pareri degli altri, però queste sono così i primi pensieri che mi vengono in mente. Poi vabbè, la colonna sonora, ma ne parliamo dopo. A voi la Certo. linea. A voi la linea. Bene, Antonio, beh, insomma, so che per te è un cult movie quasi inossidabile, mi verrebbe da dire. Sì, Ma stiamo contrari a questo punto. certo. No, allora, io dico che è uno dei film che per me è un piccolo cult, fermo restando i difetti di cui parla Guglielma, che non li nascondo, cioè nel senso, sono il primo a dire che è un film che rivisto più volte presenta parecchie lacune a livello di trama, a livello di anche soluzione del mistero, eccetera. Però apprezzo di questo film intanto il fatto di essere un film che definirei, non voglio arrogarmi per carità al fatto di coniare un termine, però potremmo definirlo un transgotico, perché è un tipo di film che cerca di, che vive nella realtà nella quale è stato girato, cioè in quell'anno 72, che tra l'altro viene anche citato, perché è l'anno del testamento, per chi seguirà, guarderà il film senza spoiler. È proprio nominato il 72, quindi il film dell'anno d'uscita. Però è un film che per ambientazione, di cui parleremo dopo, tedesca, molto interessante, ricca di castelli, cripte, eccetera, e per suggestione, quindi va a pescare su quadri, leggende, cose che ci richiamano un po' Edgar Allan Poe, magari altre, Mario Bava, come diceva anche Guglielmo.
su Sei donne per l'assassino sono d'accordo perché comunque c'è l'ambiente della moda, eccetera, però anche un Bava magari, un Bava gotico, quindi è un film che vuole essere sia gotico sia moderno. Io non lo so se è una mia, un mio particolare gusto, però questi film a livello di giallo anni 70 mi hanno sempre attirato. Questo film lo avvicino un po' a un altro mio piccolo cult che è La terrificante notte del demonio. Quindi un film che ha un sacco di difetti, però è ambientato a cavallo tra il cinema gotico e il cinema contemporaneo degli anni 70, ovviamente, e riesce a creare un'atmosfera ibrida molto interessante. Questo è il lato più bello, secondo me, di La Dama Rossa uccide sette volte, il fatto di essere allo stesso momento un film gotico e un film moderno, ovviamente visto con gli anni nei quali è uscito. Quindi vediamo entrambi i fattori, entrambi gli elementi di queste due caratterizzazioni temporali, le vediamo all'interno di un unico film e questo lo rende molto interessante, secondo me. E dopo ci sono gli interpreti Pagliai, insomma, ne vedremo dopo, insomma, tutti gli altri molto, molto efficaci e tutto tutta una certa estetica anni 70, quindi dai costumi, dai vestiti fetish della Malfatti e della Boucher, che insomma chi è sensibile a queste cose non E mancherà sono di tracce perché alcuni proprio sono i baby doll sono risicati. Esatto, chi è affascinato anche giustamente da queste cose non resterà ovviamente deluso. E ha comunque una certa efferatezza anche in certe scene. Adesso senza voler spoilerare, ma c'è una scena di flashback che spiega anche un po' cosa c'era dietro tutto il mistero. Che quando la vidi ed ero molto più giovane di adesso, mi scioccò un pochettino. Questi sono anche film che noi, le persone della nostra generazione, hanno avuto la fortuna, barra sfortuna, ma più fortuna, di aver visto anche da ragazzini. E certe scene così cruente, così non politically correct, come quella a cui mi riferisco, ma che non voglio approfondire perché non voglio rovinarlo a chi non l'ha visto, è una scena dura, è un film che parla, anche se ambientato a metà, ripeto, tra il gotico e il moderno, alla fine parla della cosa più banale del mondo, cioè l'avidità, parla di avidità. E ne parla in maniera anche abbastanza cruda, abbastanza fredda e per nulla politicamente corretta, ma era normale nei film dell'epoca. Quindi ben venga un film del genere adesso anche da rivedere, perché nella sua ingenuità, ed ingenuità ne ha, riesce comunque ad avere una, tra virgolette, cattiveria che oggi non sarebbe possibile e che ci manca un po'. Ecco, ricordiamoci che nel 72 c'era già sulla piazza Dario Argento insomma, da 2 o 3 anni, per cui comunque certe efferatezze erano già state sdoganate, quindi Miraglia, che insomma era già un regista di una certa età, ricordiamo che è morto solamente 10 anni dopo, nel 1982, per cui immagino che avesse già una certa nel 72, beh, insomma, ha mischiato un po' le due cose, no? Da una parte l'efferatezza argentiana, dall'altra invece certe atmosfere di cinema cosiddetto gotico degli anni 60, soprattutto, no? Che appunto aveva sdoganato Mario Bava. Ecco, andiamo agli attori. Miraglia, se vogliamo, Prego. anticipa Argento, perché Sì. Un delitto in realtà ricorda È un'altra vero. famosa scena di Argento che sarà girata 3 anni dopo. In Sì, realtà, sappiamo che Argento senza fare attingeva, eh. spoiler, è Miraglia che anticipa Argento, o È è vero. Argento che si è ispirato a Beh, Miraglia diciamo, io perché. parlavo dell'efferatezza di certe scene, ecco. Anche certe. Però c'è una particolare sequenza di un delitto Sì, è vero. che se per i fan di Dario Argento di Profondo Rosso, se guardate Miraglia e guardate Dario Argento, iniziamo a chiedere: ma chi ha copiato chi? Perché in Vabbè, realtà sappiamo che Profondo Rosso Argento vende fingeva, 3 anni più attinto tardi. a tanti, certo. Non vogliamo fare spoiler, però No, invitiamo chi fosse assolutamente, interessato o assolutamente. chi conosce. Anche perché in fondo nel 72 Argento aveva fatto Quattro mosche di Tutto Grigio, poi Aiutatemi,
aveva fatto Luciano dalle piume di cristallo. Esatto, aveva fatto Luciano dalle piume di cristallo, cioè, doveva ancora creare il suo immaginario, diciamo. Sì, aveva fatto due film. Ecco, e in questo credo che Miraglia comunque sia andato un po' per la sua strada, se non per la sua, per quella di registi precedenti. Poi magari anche un po', sicuramente come tutti i film che sono usciti dopo il primo film di Argento, ha seguito l'onda e ha sfruttato un po' il successo di Argento. Però, secondo me, Miraglia in questo film, come nel precedente, la notte che Evelyn uscì dalla tomba, si riferiva più che altro ad un cinema un po' precedente a quello di Argento. E come diceva Willy giustamente, impossibile non notare la somiglianza di un delitto che vede comunque insomma un trascinamento con un'automobile, che è molto 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 ripreso poi anche da Argento stesso, quindi simile, diciamo, se non l'hanno ripreso, sono molto, le due sequenze sono quasi sovrapponibili, se non che Miraglia la fa più breve la tronca ed è anche lì un pochettino più diciamo più deleterio, più incisivo e sintetico. Però diciamo che in quegli anni era tutto non dico un copiarsi, ma un ispirarsi a vicenda. Quindi le belle idee venivano poi riutilizzate, giustamente. Insomma, non dimentichiamo che negli anni 1970, 71, 72, 73, insomma, primissimi 70, il giallo all'italiana, insomma, ha avuto veramente un momento di gloria, ne sono stati sfornati a bizzeffe di film gialli. Ecco, sicuramente Argento ha avuto la meglio su tutti, insomma, a partire dal 69, però insomma tutti gli altri non sono da meno. Beh, insomma, scusa Marcus, è un certo film di cinema a medio costo che serviva a riempire le sale di prima, seconda, terza, come hai detto tante volte, e quarta visione. Non era un cinema ad alto budget, era un cinema a medio budget in cui si impiegavano magari delle facce che comparivano, cioè che oramai erano diventate di quel filone, più magari delle guest star, magari anche, che ne so, straniere, oppure si prendeva qualche grosso attore di grido, che ne so, dal teatro, Ugo Pagliai, che peraltro Ugo Pagliai nel 72 era reduce dal successo del Segno del Comando, un altro sceneggiato a tema parapsicologico. Quindi magari si sfruttava anche questo punto, richiamo. Parliamo di Ugo Pagliai, che è una star, proprio una vera star. Nasce come produzioni a medio-basso costo che sorreggono l'ossatura dell'industria cinematografica, che poi sforna il cinema ad alto costo, ma l'ossatura è media, il grosso è medio. Sì, era l'ultimo tempo del cinema di genere, di serie B, poi neanche serie B, tant'è vero che lo ricordiamo ancora adesso, sono dei piccoli cult, ad onta anche del fatto, come ripetiamo, che anche questa pellicola non esente da lacune, grosse contraddizioni, magari dopo ne citiamo, ma che rimangono anche perché sono costruite in modo comunque da farsi ricordare per gli interpreti, per la musica, la colonna sonora e per tutto l'insieme. Ecco, appunto, stavamo dicendo, gli attori, abbiamo veramente delle star, come ben detto, Ugo Pagliai lo era sicuramente, visto che comunque proveniva sicuramente dal teatro, ma anche dagli sceneggiati che allora incollavano milioni di telespettatori, anche perché non è che ci fosse grande scelta di canali, per cui vabbè, c'erano due canali, per cui... E insomma, abbiamo poi Barbara Boucher, che comunque nel 72 era già un volto anche e soprattutto noto nei rotocalchi, per cui abbiamo questi due attori ai quali sì, poi dopo ci girano attorno altri attori molto famosi, ricordiamo Marina Malfatti senz'altro, e poi insomma tanti altri. Beh, insomma, parliamo di Ugo Pagliai. Vorrei ricordare Pia Giancaro, vabbè, magari poi nel cast sì, ma ci arriviamo, non abbiamo fretta, abbiamo tutta la sera per parlarne. Ugo Pagliai, dai Guglielmo, parliamo di Ugo Pagliai. Ugo Pagliai, parte. un grande del teatro, sì. Che poi è entrato a sua volta per matrimonio in una grande famiglia teatrale, che è quella dei Gassman, però già di suo... insomma un gigante, ancora oggi recita con la moglie Paola Gassman. A quei tempi appunto Ugo Pagliai, come abbiamo già detto e lo ribadiamo, era un po' l'attore del momento, perché ora dalle tavole teatrali era già famoso, però
esploso con 2 anni prima appunto del film La Dama Rossa, con lo sceneggiato a tema fortemente proprio parapsicologico, Il Segno del Comando, e praticamente credo sia diventato un divo con quello. Quindi credo che con il suo personaggio, appunto, partecipare a questa pellicola a richiamo un po' fantasmatico, l'abbiano chiamato anche per quello, anche perché se dobbiamo essere un po' così, vogliamo essere anche un po' ironici nel film, allora il film costruisce personaggi un po' con l'accetta, sono personaggi di cartapesta, anche non è che il suo personaggio sia così sviluppato, ha la faccia perennemente sbigottita come ce l'aveva nel Segno del Comando, è un personaggio che è praticamente il compagno della protagonista, interpretata da Barbara Boucher, e compie anche delle azioni abbastanza un po' strane, perché basti dire, a me è una cosa che mi ha colpito, che mi ha fatto molto ridere, scusate, appunto c'è di mezzo, non svegliamo troppo, un testamento, ma a un certo punto così, in scioltezza, personaggio di Ugo Pagliai, viola l'ufficio del notaio per andare a recuperare una disposizione testamentaria. Ma la cosa ridicola, dice, vabbè, non solo ti introduci furtivamente di notte, vabbè, magari le circostanze, sempre un giallo con morti vari lo richiedono, ma soprattutto riesci a ritrovare subito una letterina così, dico, ma sapevi dove stava? Cioè va a prendere il faldone giusto, lo becca subito e recupera questa disposizione testamentaria, che dici, bah, sarà telepatia, cioè è una cosa che a me mi ha fatto un po' sorridere, di dire, ma tu come fai al buio a sapere esattamente il notaio dove teneva questa letterina sigillata? Mi ha fatto un po' ridere, per non poi parlare, questo lo leggo un po' in giro e sorridere, ma quello fa parte appunto del decor, questi vestiti pesantemente anni 70 con questi capelli cotonatissimi, che oggi ci fanno un po' sorridere, però allora andavano di moda con queste giacche a quadrettoni. Io ho letto un commento su Davinotti, insomma, la nostra community, dice forse, insomma, La Dama Rossa, la risata satanica, che è un po' il leitmotiv di questo film, la risata satanica forse deriva anche dalla giacca a quadrettoni di Ugo Pagliai, perché in effetti alcuni outfit non, insomma, oggi col metro di oggi non è che siano molto guardabili. Vabbè, ecco, la moda di allora, insomma. Sì. Sì, questi capelli proprio, le vestaglie. Sì, no, cotonatissimi, veramente. Tra l'altro ricordiamo che allora era considerato un bello, un belloccio. Ma non era brutto. Ma non è brutto, sto dicendo che era brutto. Non ci posso ridere. Un belloccio, ecco. Nel senso. Sì, infatti a un certo punto in una scena è con una vestaglietta, micromini, tutte. Ah, sì. La vestaglia corta è una delle cose più brutte del film, diciamo. È un'immagine raccapricciante. Sembra di essere piombati da Playboy, sì, quello è un po', però andava di moda, e quindi detto ciò, no, però Ugo Pagliai comunque, molto bravo, attore di caratura, è più, se vogliamo tornare allo specifico del film, è più proprio la sceneggiatura che non assegna grande profondità ai personaggi, quindi gli attori comunque fanno quello che possono, cioè lui si ritrova comunque in un cliché abbastanza rigido del compagno della protagonista, anche lui con dei segreti, che quindi viene sospettato, cioè non è che può fare più di tanto anche lui, perché quello è la sceneggiatura, quello è il personaggio, una figurina di cartone e deve agire di conseguenza, ecco. Però volevo dire Ugo Pagliai non ha mai funzionato troppo, però, o sbaglio? Cosa? Ugo Pagliai al cinema mi pare che non abbia mai troppo funzionato bene. Secondo me lui partecipava a queste produzioni per poi ripagarsi la tournée teatrale che faceva con la sua compagnia durante l'anno, perché comunque questi film ti ripagavano comunque di più delle paghe che avevano a teatro. Molti attori l'hanno detto senza grandi problemi, dice, io facevo il film e con quello guadagnavo molto di più di un'intera stagione teatrale, quindi facevano delle scelte di giro, che ne so, 2 mesi, e con quello poi mi faccio la tournée, cioè credo che possa essere quello. Poi se sfonda o non sfonda, lì è anche una questione, lui ha sfondato più che al cinema e in TV con gli sceneggiati, e poi ha continuato tranquillamente in coppia con Paola Gassman a fare tutto un suo percorso teatrale che continua ancora oggi, credo. Io personalmente l'ho visto a teatro qualche anno fa,
in una riduzione di 7 piani di Buzzati, vi assicuro, bravissimi. Poi continuano con Pirandello, quindi probabilmente una scelta. La sua non era una faccia che bucava lo schermo, era un personaggio forse dell'eterno sbigottito, del travolto delle circostanze, tant'è vero che così lui è esploso con il segno del comando. Però in effetti film in cui lui è stato protagonista assoluto io non me li ricordo, sempre parti o partecipazioni di gran lusso alla fine. Cioè poi la sua strada l'ha percorsa e la percorre ancora in teatro, ancora oggi. Certo. Bene, Antonio, beh, parliamo allora a questo punto del comparto femminile, quindi abbiamo Barbara Boucher, Marina Malfatti, Pia Giancaro, ecco, vabbè, insomma, comunque Barbara Boucher è sicuramente la più... Mi aspettavo di trovare Giacomo stasera anche insieme a noi, ma... Beh, effettivamente per parlare di Barbara, certo. Esatto, certo. Vabbè, insomma, icona di quegli anni, di bellezza, di stile... in questo film anche lei fa una parte, sono d'accordo con Guglielmo quando dice che i ruoli sono un po' quello che sono, cioè sono un po' bidimensionali e anche gli attori bravi quando hanno dei ruoli scritti un po' così più di tanto non possono fare, quindi lei ha questo ruolo di ragazza bella donna abbastanza ingenua all'interno di una macchinazione più grande di lei, e invece la Malfatti, che è una piccola, anche lei, icona dei film horror thriller anni 70, se vogliamo, perché l'abbiamo vista anche in altre pellicole, per esempio La notte che è venuta dalla tomba dello stesso Miraglia, Tutti i colori del buio, Sette orchidee macchiate di rosso, insomma è comunque un'attrice che io ricordo sempre con grande affetto, proprio perché è un'icona di quel filone che io adoro, che è questo tipo di gialli anni 70 e primi 80 forse. Quindi sì, le donne fanno la loro parte, è una parte un po' scritta in maniera tagliata con l'accetta, come diceva anche la nostra amica Guglielma. Però la fanno con grande dignità, secondo me, e ne escono bene. Come Pagliai, giustamente, attore più teatrale che cinematografico, se non teatrale, televisivo, ricordiamo, se un comando, ma ricordiamo anche la Marocaso della baronessa di Carini, di qualche anno dopo. Scusami, hai ragione, avevo dimenticato. Io ricordavo L'esplosione di 2 anni prima, ma anche quella a tema parapsicologico, esatto. Che lui in questo film si trova a metà di due sceneggiati che sono diventati iconici per quello che riguarda, giusto. No, non dico horror, parapsicologia o comunque un po' il mistero in TV. E cos'è che fa diventare un attore veramente popolare? Il fatto di arrivare a tutti. Con cos'è che si arrivava a tutti in quegli anni? Con la televisione. Quindi era molto intelligente e molto commerciale mettere un attore come Pagliai in un'operazione del genere, perché era comunque un volto che conoscevano tutti. Poi, che fosse più o meno adatto, anche lui, come avete detto voi prima, fa il suo per un personaggio che alla fine è un po' un bamboccione, è lì, messo lì, cotonato, con la vestaglia corta e tutto, però fa il possibile, è il personaggio che funziona fino a un certo punto. Come i personaggi delle ragazze, Boucher un po' meglio, la Malfatti anche, però anche lei il suo personaggio, che pure è variegato ed è interessante, ha poco spazio nel film, si vede un po' l'inizio, si vede un po' la fine, nel mezzo sparisce un po'. Quindi sì, è vero, è un film interessante, iconico per me, con tanti piccoli difetti, che no, comunque qual è il problema, Antonio, secondo me, scusami. Qual è il problema, Antonio? Che secondo me l'idea sottostante che poi porta allo scioglimento finale del giallo si intuisce abbastanza in fretta. Sì, probabilmente sì. O comunque alla fine c'è, senza svelarlo, negli ultimi minuti c'è una delle cose forse più brutte che possono succedere nel cinema, però a volte è anche un po' inevitabile. Quando fai una trama
un po' troppo ingarbugliata, alla fine o hai 3 ore e di pane bene tutta, oppure fai il classico spiegone dove in 3 minuti un personaggio spiega all'altro cosa è successo, cose che il film non avrebbe portato le persone a capire. È una scelta, diciamo, è una scelta un po' Qui c'è così. lo spiegone, c'è lo Classico spiegone, spiegone, il classico classico spiegone. spiegone è così, perché se fosse stato così sarebbe successo così. Però c'è un personaggio che lo spiega e durante la narrazione del film non vengono dati abbastanza indizi per capirlo o comunque per anche arrivarci. Ci può Però che stare. ci possa essere l'ipotesi di una macchinazione, secondo me, per i Lì più smaliziati. È ci sta. abbastanza intuibile, posto che una delle congruenze dice: oh, vabbè, sì, andiamo a vedere se un cadavere è ancora al suo posto. Dai, quello fa un po' Sì, ridere. diciamo che in certi momenti sembra quasi che dicano: ok, si è fatta una certa, andiamo, Si risolviamo vede che perché mancava chi entro l'ha un'ora visto. e esatto, entro Perché, l'ora e scusa. 40 dobbiamo chiudere, allora andiamo a vedere. Sembra un pochettino dilungarsi magari all'inizio, per esempio la scena iniziale del nonno che parla con le bambine, va bene, però anche lì è parte con un pistolotto che non finisce più. Cioè, magari si è perso un po' di tempo durante certe scene e poi alla fine si vuole chiudere in una certa maniera velocemente. E in questo il film è un pochettino All'inizio, poco voi bambine state buone, se no finite come le due sorelle. Oh, che vi racconta più grave. tutto. Sì, Fate. diciamo che è un bel film con le sue ingenuità, però se lo si prende per quello che è apprezzabile. No, ma io non sto dicendo che non sia apprezzabile, però a livello di logica, anche per un giallo, a volte dici, però. Ti devi, come dici tu, bisogna abbandonarsi un po', perché in effetti il connubio fra scenografia, musica, e comunque è un giallo, tu vuoi capire come va a finire, al di là delle piccole incongruenze, dici ok, abbandoniamoci un po', anche Sì. perché poi ci sono effettivamente delle donne molto belle, anche abbastanza discinte secondo il costume dell'epoca, perché comunque ci dovevano essere le maiarde discinte che provavano a sedurre qui e là e su e giù, un pizzico di pazzia perché c'è anche il personaggio, anche lì è molto ben sviluppato, della pazza rinchiusa che crea una cosa di disturbo e quindi sì, mescolato il tutto abbandoniamoci un po', però non si possono non notare appunto alcune illogicità e poi il finale è chiuso in 3 minuti, cioè non è vero chiuso in 3 minuti, la spiegazione del mistero chiusa in 3 minuti, con anche l'illogicità di una ragazza che sparisce e nessuno la cerca. Si vede che a quei tempi non c'era ancora chi l'ha visto, se no non si poteva. Sicuramente. Insomma, quello Sì. mi fa un po' sorridere. Poi, detto ciò, il comparto tecnico, come tutta la sequenza finale, io l'ho osservata bene, molto ben girata la sequenza finale. Insomma, dell'allagamento non è da tutti, ci vuole anche una certa tecnica per girare, per fare un certo tipo di riprese. Cioè, adesso dal lato tecnico, tanto di cappello, perché non è facilissimo. Questo no. Ecco, se fosse stato sviluppato un po' meglio, probabilmente ha ragione Antonio, cioè, hanno messo tanta carne al fuoco all'inizio, poi non sapevamo come chiudere, ok, chiudiamo in 5 minuti. No, aspetta un attimo, cioè, perché poi alla fine poi io rimango insoddisfatta. Perché avevo intuito magari la soluzione, però mettimela meglio sul piatto, preparala meglio. Beh, insomma, un film con qualche difetto, però insomma, in fin dei conti il risultato se lo porta a casa, dai, con Sì, no, l'estetica e anche con questo. alcune scelte registiche. Ecco, voglio ricordare, ad esempio, nei ruoli minori, ma minori per modo di dire, abbiamo Fabrizio Moresco che fa la parte di un tossicodipendente. Ecco, stiamo parlando del 1972, quindi eravamo proprio in pieno periodo di eroina, che peraltro ci siamo portati per un bel po' di anni ancora, a dire il vero. Ecco, questa figura del tossicodipendente, ecco, nel 72, a me mi ha particolarmente colpito in quel film.
Non so, voi... protagonista di una scena di stupro che è anche un po' un pugno allo stomaco in quel momento. È vero, a me quella parte lì mi ha sempre, non dico terrorizzato, ma inquietato. Ecco. Anche a me, non me l'aspettavo più che altro. Sì. Per quanto sia molto breve e anche abbastanza tagliata, almeno nella versione che abbiamo visto, certo. È un po' disturbante, come è disturbante anche quella scena che non cito, ma... Che spiega un po' il perché la sorella non era più recuperabile, diciamo così. E quindi nello spiegone finale c'è una scena che riporta l'accanimento su una persona. Ecco, anche quella scena lì all'epoca da ragazzino mi disturbò, però questa dello stupro, anche perché era inaspettata in quel momento. Sì, no, anche a me ha disturbato, per quanto si vedesse che era, non edulcorata, però si è cercato di non renderla troppo realistica, però era percepibile la tensione con cui è stata costruita. Quindi il disturbo che voleva generare quella sequenza ha raggiunto anche me, su questo concordo. Detto ciò, anche lì il drogato era un po' stereotipato, perché in realtà poi drogato, ma parlava di viaggi, quindi si faceva più cenno all'LSD, se ho capito bene, più che all'eroina. Cioè era un drogato non molto Sì. tratteggiato. E poi questo personaggio, questo tossicodipendente, arriva dal nulla. All'inizio arrivi e dici: ma chi è questo? Ma che vuole? Poi si capisce Guarda, vagamente entra in esse un po' come sì. che ha un legame con un personaggio scomparso, che è pure il motore di tutta la questione. Dici: ma chi è questo? Ma cioè arriva, ma non viene spiegato tanto. Dici: boh, vabbè, sì, ok. Poi Io mi anche sono questo chiesto: ma modo chi di è questo? che dice ti spacco la gola, ecco, a me questa cosa qui mi ha sempre un po' inquietato, ecco. Cioè, non ho mai sentito dire a qualcuno puntando un'arma ti spacco la gola. È Quelli una cosa magari sono errori del doppiaggio. cattiveria incredibile, cioè fa paura soltanto a dirla sta cosa. Vabbè, abbiamo anche Marino Masè nel ruolo Commissario. del commissario, anche quello è un Questi bel baffoni, mamma mia. anni 70, insomma, anche lui sul belloccio, insomma, dai, cosa possiamo dire di questo personaggio, anche lui molto così iconografico, se vogliamo, sempre di quel periodo, proprio la classica, il classico maschio alfa anni 70. No, vabbè, un ispettore abbastanza inutile che gira, viaggia, sospetta, però come in altri film gialli la polizia sta a guardare sostanzialmente, no? Per citare. Interroga, magari si è fatta qualche idea, poi arriva all'ultimo a salvare in extremis là o i protagonisti perché così bisogna fare, però non è che faccia tanto, cioè, questi baffoni sono abbastanza inquietanti perché dici, ma scorciatevi un po', siamo un calciatore più che altro, dici, questeggiatettone. E lui gira, interroga, cerca di mettere l'uno contro l'altro, ma anche lui è una figurina di cartone, insomma, che non è che incida più di tanto, sospetta, perché poi, ecco, una cosa magari positiva del film, non so se gli altri saranno d'accordo, che comunque al di là dell'ingenuità vengono seminate molte piste, quindi lo spettatore è portato a sospettare un po' di tutti, perché alla fine ci sono, diciamo, senza svelare troppo, una pista lavorativa, una pista fantasmatica abbastanza assurda, una pista che conduce addirittura in una clinica psichiatrica. Quindi tu dici, boh, e allora magari con l'ispettore siamo un po' noi che cerca di capire da che parte bisogna parare. Però l'ispettore, come noi, sta a guardare, la polizia sta proprio a guardare. Si sta a guardare. La polizia sta a guardare. Quindi detto ciò, anche lì una figurina di cartone, carino, cioè simpatico, e dici, vabbè, sti baffoni, vediamo dove va a finire. Beh, altro elemento molto interessante in questo film, lo avevate accennato precedentemente, comunque lo ribadiamo, ecco l'estetica. Decisamente anni 70, anche se comunque nel 72 figlia sicuramente della seconda metà degli anni 60, quindi molto psicadelica, questi interni con tappezzeria improbabile, con forme geometriche,
Sì, era molto anni 70, ecco, per chi ama, ecco, il periodo fine 60, inizi 70, questo film veramente raggiunge veramente vette inenarrabili in questo senso. Ricordiamo che L'appartamento di Ugo Pagliai, come sono andata a rivedere sul Davinotti, è una multilocation, perché per gli amanti del genere è lo stesso in cui è stato girato, cioè era lo stesso appartamento del personaggio della Fennec nello Strano vizio della signora Ward. Sì. E poi, invece, per cambiare completamente genere, era lo stesso appartamento, cioè in realtà si tratta di una villa a Roma, che era la dimora del personaggio del macellaio in Dramma della gelosia, tutti i particolari in cronaca di Ettore Scola, quando a un certo punto la protagonista Adelaide si fidanza con un burino macellaio, adesso per chi conosce. Tant'è vero che ho letto proprio sul Davinotti, nelle specifiche, che alla fine quella è stata chiamata la Villa del Macellaio. Ah, la villa dei macellai. Per quanto il film Dramma della gelosia mi pare sia del 70, quindi girato nel 69. Quindi, se vogliamo, La Dama Rossa è l'ultimo, in ordine cronologico, l'ultimo film che si avvale di quegli interni. Però è Certo. la villa del macellaio, villa Macellaio Papanice, se non sbaglio. c'era terra, e tra l'altro ho visto nelle foto, l'avevamo anche in casa nostra negli anni 70, un tappeto fatto di mucca, cioè proprio non so se vi Classico. ricordate. Mamma mia. Sì, tra l'altro l'avevamo anche noi, Classico. Molto un anni classico, 80. sì, bianco e con le sfum, sì, comunque proprio di pelo di mucca messo a terra a mo' di tappeto, quindi una Io mi mucca. riferivo soprattutto proprio agli interni, con particolare riferimento alle pareti, con queste strisce orizzontali Sì. Molto azzurre e verdi molto caratteristiche. Si caratteristico. ritrovano Sì, in almeno altri due film. Beh, insomma, per chi ama quel tipo di estetica, veramente questo film, insomma, regala belle cose, insomma, o brutta, a seconda dei punti di Certo, poi vista. c'è la profusione di JB.MS, ma quella era una Quello a caratteristica. litri, Beh, quello è un sì. classico. Sempre in primo piano. Veramente. Ecco, parliamo della musica, di belle musiche di Bruno Nicolai. Ha composto tutta una serie di brani appositamente per questo film, veramente molto molto bella. Ecco, cosa diciamo, Antonio, di questi brani? Veramente uno più bello dell'altro, a partire dai Sì. titoli di testa, chiaramente. Molto belli, e poi, come è normale che sia, un tema principale che ricorre all'interno del film diverse volte con qualche declinazione un po' variata, però diventa quasi, non dico ossessivo, ma quasi molto ripetitivo, però ci sta perché comunque è la traccia principale che diventa subito molto orecchiabile e familiare. Sono musiche anche qua, secondo me, che fanno da ponte tra un certo tipo di cinema, un po' gotico e un po' moderno per quello che era la realtà degli anni 70, quindi molto identificabili in quel tipo di cinematografia che noi particolarmente amiamo. Bello, bello da ricordare e da riascoltare. Probabilmente adesso non lo so perché non so se qualcuno di voi ha la compilation, cioè comunque il Sì, disco. il CD, il compact ce l'ho di Non so Napoli, sì. se, non credo, non so se tutte le musiche sono presenti nel film, perché si dà molto spazio al tema principale in alcune declinazioni differenti. Però sicuramente la colonna sonora era più ricca. Peccato non averla sentita tutta nella pellicola, però si sa che è impossibile in un film sentire tutte le musiche. Si viene dato molto spazio a questo tema principale, che diventa, ripeto, giustamente, come è normale in quei tipi di film lì, diventa anche quasi ripetitivo. Beh sì, Nicolai, ricordiamo, è stato a lungo collaboratore di Morricone, quindi riprende anche da lui anche magari certi stilemi, come per il coretto di bambini che interviene, ricordiamoci, per gli appassionati, che è un po' come In chi l'ha vista morire, perché Morricone era solito introdurre appunto questa cosa, quindi ci rimane questa nenia con l'organo, quindi ci dà quasi anche un sapore, questo ritmo anche settecentesco, quindi la linea dei Esatto. bambini più sapore settecentesco. Indubbiamente la colonna sonora
è anche quello che è rimasto più nella mente, perché magari molti non ricordano il film a cui associarla, però sono sicura che chi ci ascolta e che molti ricordano questa musica, magari non si ricordano, dice oh, aspetta, che film è? Però di sicuro molti l'hanno ascoltata, perché è un tema che ti rimane impresso anche proprio per la nenia, ma anche per il ritmo. Che ritmo? Il ritmo anni 70, però sembra ritmo anni 70 con la spinetta settecentesca. No. Sì. All'epoca si usava molto, quantomeno si cercava di imitare il ritmo del clavicembalo e della spinetta, no? Cioè il suono, in molti film anni 70, però soprattutto in quelli gotici, c'era questo strumento, o comunque si cercava di ricrearlo. E questo è un po' a metà, cioè riesce a essere come il film, retro e moderno, un po' nello stesso momento. A seconda delle situazioni. Sì. Ecco, ricordiamo che ci chiama una leggenda seicentesca, certo. Eppure la moda, l'atelier di moda, erano tutte cose... Esempio. Appunto, dicevo, nel servizio fotografico c'è invece uno strumentale tipico degli anni 70, molto bello, e poi sul finale, che poi è il mio brano preferito, si chiama Fine di un incubo, titoli di coda, che invece è una bossa nova, proprio tipica del periodo, che non c'entra nulla con quanto aveva fatto invece per i titoli di testa, per cui a seconda delle situazioni ha composto tutta una serie di brani molto ben fatti. Beh, Bruno Nicolai veramente un grandissimo, c'è poco da fare. Che appunto il personaggio fa questa fotografa che si presuppone affermata, ha in mano un Hasselblad, che è una signora macchina ancora oggi, che ha un discreto se non elevato valore economico, con il mirino verticale, insomma, tanta roba per chi è appassionato di fotografia anche. Quindi senz'altro. Anche quello una chicca per chi volesse approfondire o ritornarci su. Molto interessante. È fatto bene a farlo notare, certo. No, bella anche l'idea comunque dell'atelier di moda, la pubblicità, l'estetica, la grafica, insomma è un film molto interessante anche da questo punto di vista, fotografa un certo periodo anche della moda europea, ecco, sicuramente. E se poi ricordiamo che è un film che, vabbè, girato in Germania totalmente, però è un film di fatto italiano a tutti gli effetti. Sì, è una coproduzione, perché in realtà, come abbiamo ricordato, gli interni dell'appartamento di Paglia in multilocation sono stati girati a Roma. Certo, quindi, certo. Prima perché c'era evidentemente appunto si è creata questa joint venture, questa coproduzione italo-tedesca e quindi così... Certo. Evidentemente, poi bisognava vedere i costi, basta vedere anche i credits e i titoli di testa e di coda, come succedeva peraltro in quegli anni, ora una coproduzione italo-tedesca, o era italo-spagnola. Era economico, ma era anche una questione, anche un po' estetica, cioè sicuramente sostanzialmente era una questione economica e di costi, però in quegli anni si è creata anche questa volontà di rendere questi film un po' più internazionali, quindi io penso anche alla Corta Notte delle Bambole di Vetro, girato a Praga, se non sbaglio. Cioè, comunque questi film venivano anche un pochettino, tra virgolette, nobilitati da queste belle location internazionali, e a quel punto lì potevi andare avanti con la fantasia, quindi non era tutto relegato in un ambiente un po' più circoscritto come quello italiano, come poteva essere una cosa internazionale, poteva essere anche più vendibile probabilmente, però anche più ampio di respiro narrativamente, quindi... Esatto. Quindi sì, perché poi ecco. L'ambientazione in questo castello tedesco, quindi castello tedesco, queste grandi sale, appunto con queste segrete, quindi faceva, sprovincializzava un po', faceva più respiro internazionale, dava più leggenda. Ricordo anche Sette Cialli di Seta Gialla, anche quello ambientato nel nord. Sì. Poi anche Argento imparerà da questo, perché inizierà ad ambientare alcuni film, specialmente in Italia degli 80, anche i film di Soavi, pensiamo ai Demoni, pensiamo alla Chiesa, non di Soavi perché è di Bava i Demoni, però pensiamo alla Chiesa di Soavi. Avevano sempre qualche esterno, magari tedesco, magari austriaco, eccetera. Pensiamo anche a Suspiria, che davano un tocco di internazionalità che non guastava il film. Poi magari era tutto girato in interni a Roma, però quattro esterni li usavamo e così diventava un film europeo.
Certo. Anche cosa avete fatto a Solange, non è girato in parte in Inghilterra? Sì. Lado girava parecchio anche là in Inghilterra, sì, sì. Mm-hmm. E beh, insomma, il Nord Europa comunque funzionava, ecco, come estetica. Perché no? Provincializzava. Certo, non era la solita Roma, le solite città italiane che ben conosciamo, insomma, questo sì, sicuramente. Ho detto Lado, volevo dire dalla mano. Mia. No, ok, va bene. Prima che di venire contestato, volevo dire dalla mano. vabbè, dai. Bene. Allora. Andiamo a leggere il visto censura, ecco, come al solito, ecco, solite cose, qui questi film invernali, perché in questo film spesso capita, me l'ho visto in mille volte, non solo con voi, anche con Carlo e con Giacomo, film in cui ai quali la gente esce fuori il fumo dalla bocca dal freddo, li fanno uscire in piena estate, chissà come mai, oppure viceversa, ecco. Vabbè, comunque, la domanda è stata fatta il 31 luglio 1972, il film è uscito nel 2 agosto del 72, per cui un film invernale in piena estate. Ecco, vabbè, comunque, ministro onorevole Renzo Speranza, che disse, la quinta sezione della commissione di revisione cinematografica, esaminato il film, esprime parere favorevole alla concessione del nulla osta di proiezione in pubblico con il divieto di visione per i minori di anni 14, contenendo il film numerose scene di violenza verso persone del tutto controindicate per i minori di tale età. Quindi si è beccato il VM14 il film. Vabbè, poi in pieno agosto, che sappiamo che agosto, soprattutto allora, era veramente, vuol dire, condannare un film. Peccato, eh? Peccato. Bisogna vedere. Pensare anche che film del genere probabilmente hanno vissuto poi delle proiezioni televisive, cioè negli anni sono diventati cult, ma sicuramente non per la loro uscita cinematografica. Esatto. È proprio questione di videocassetta o di... io l'ho visto... O di reti minori, basti guardare il caso di... Scusate, che non c'entra col nostro... Ma il Febbre da cavallo, all'inizio non è che è stato un gran... No, è stato un mezzo fiasco. È diventato un culto con la proposizione, riproposizione continua su piccole TV locali. Ovviamente per altri film di genere è la stessa cosa, e poi l'avvento delle videocassette. Però allora il film lo pensavi per il cinema, eh? Cioè nel 72 c'era un video, era ancora da venire. Però devi tener conto del discorso che abbiamo detto prima, si giravano tanti film a medio e basso costo. Mm-hmm. Poi come andava, non si pretendeva di aver fatto il quarto potere di turno. Questo senz'altro. Quindi dice, va bene, ok, l'abbiamo fatto, abbiamo girato, se va bene, bene, se no, vabbè, passiamo al prossimo progetto. Poi forse il fatto che fosse l'ultimo film fatto dal suo regista... Sì. Qualcosa dice. Beh, sì, è stato un commiato del regista. Regista che però non ha fatto molti film, ho guardato prima la filmografia, peraltro questo credo che sia il suo ultimo, ma anche più importante. Certo, anch'io ho cercato notizie, ma non ho trovato molte notizie in giro, quindi... Non so, sinceramente, magari ha lavorato probabilmente anche in altri ambiti della regia, non solo quella cinematografica. Dovremmo consultare qualche libro. Allora, vado a leggere la critica, molto veloce, del Messaggero, uscita il 20 agosto 1972, che dice, costruito con una certa cura estetica, il film purtroppo delude per il suo contenuto privo di spunti originali e reso ancor meno efficace da una modesta regia. Ecco, quindi proprio... Non gli si può dare eccessivamente torto alla luce di quello che abbiamo detto. È rimasto deluso perché si sgonfia un po' come un soufflé sul finale. Chiamola così. Mm-hmm. Con lo spiegone. Lo spiegone a volte è un macigno. E purtroppo sminuisce un po' il film, questo è vero. Sì, indubbiamente. E poi tra l'altro, se non sbaglio, ci sono anche nel montaggio alcuni tagli un po' bruschi, cioè... A volte si passa da una scena all'altra in maniera un po' brutale, per carità, succedeva nel cinema dell'epoca, però magari qualche volta c'è una narrazione un po' più morbida in certi passaggi. Ho letto l'osservazione di qualcuno che la macchina, per esempio il personaggio di Pagliai, cambia anche colore, quindi ci sono anche dei cosiddetti bloopers.
Certo, immancabile. Se vai a leggere i commenti su Davinotti, qualcuno lo osserva. Da una scena all'altra pare che cambi colore la spider. Mm-hmm. Bene, andiamo al discorso on video. Allora, io ho una versione, devo dire, molto ben fatta, vabbè, più che altro, vabbè, comunque ormai un po' datata, e ho questo qui della No Shame, questo DVD della No Shame, che con questa orrenda copertina, perché che non è quella originale, ovviamente, contiene i due film, il DVD, il DVD, eccolo qua. Quindi abbiamo la Dama Rossa, eccolo qua, Red Queen, e poi invece La Notte che Evelyn uscì dalla tomba, quindi i due in uno. E questo qui, diciamo, è un buon DVD, nel senso che di buona qualità. Certo è che sono usciti negli ultimi tempi anche degli ottimi Blu-ray, sicuramente della Arrow, ne ho visto uno anche su Amazon spagnolo con 1000 extra, quindi vabbè, sicuramente questa è una roba un po' superata, però vabbè, insomma, meglio che niente, insomma, è ancora buono. Avercelo. No, infatti adesso non so se ha un valore questo, però sicuramente è un buon prodotto. Molto strana la copertina, sembra un po' fatta in casa, diciamo. Senza no, è una roba scena. Ecco, all'interno troviamo ovviamente un libricino dove venga, eccolo qua, facciamo vedere, visto che c'è questa. Questa è la locandina originale del film, quella che nel 1972 gli italiani potevano vedere nelle città italiane, ecco, nell'assolato e caldo agosto del 72, ecco, sudaticci, andavi a vedere questi film, eh? Ah, sì. Però è una bella atmosfera, ecco qui La Notte che Evelyn uscì dalla tomba, ecco questa qui invece è la locandina del precedente film di Miraglia, il penultimo a questo punto. Ecco, quindi questo, e qui ci sono, ecco qui, La Dama della Capa Roja, eccolo qua, questa è la versione spagnola. Questa è la versione spagnola, ok. Sì, esatto. Beh, insomma, è un film che è uscito un po' in tutto il mondo, ecco. Diciamo che comunque, ecco, probabilmente i soldi arrivavano da lì, dalla distribuzione, direi quasi mondiale. Molto del probabile. Film, sì. Film che peraltro incassò nella primissima tiratura, ovvero sia nel primo weekend, nelle città capozone, capozona 61.700.000 lire, che è proprio insomma poco, per cui immagino che abbia poi incassato 4-5 volte tanto nei vari circuiti di prima, seconda e terza categoria. Sì, ricordiamo che i film non si compravano neanche la spider di Pagliai, si compravano con quei soldi, no, veramente andò maluccio il film. Colore è cambiato. Il film andò maluccio e probabilmente anche questo è il motivo per il quale Miraglia, non più giovanissimo, insomma, ricordo che è morto 10 anni dopo, insomma, è stato il suo ultimo film, probabilmente non gliel'hanno perdonato, non lo so, boh, chissà. Però gli vogliamo bene. Gli vogliamo bene lo stesso, e la Dama Rossa ce la teniamo stretta. Ce la teniamo stretta e la guardiamo sempre. Esatto. Sempre volentieri. Beh, è un'icona degli anni 70, eh? Ricordiamo, ecco, voglio ricordare che qualche tempo fa avevo visto in un bellissimo negozio di Milano, che insomma invito a scoprire se passate per Milano, che si chiama Bloodbuster, da non confondere con Blockbuster, Bloodbuster, che c'era, insieme al Blu-ray o DVD, c'era anche una marionetta raffigurante appunto alla Dama Rossa. Quindi se qualcuno voleva, quindi abbiamo visto che quindi è anche una cosa molto bella da tenere in casa. Quindi Blockbuster è una videoteca abbastanza rinomata per gli amanti appunto del cinema di genere, si trova in zona Corso Buenos Aires per chi fosse interessato, quindi sì, Porta Venezia, è molto nota agli appassionati. Senz'altro. Non è una TV, facciamo per passione. Ah, cioè, chiaramente, cioè, insomma, chiaramente noi parliamo di cinema di genere e di questi tempi dobbiamo specificare. È sicuramente un punto di riferimento per gli amanti del genere. Certo, sicuramente, anche perché è unico in Italia, mentre non ne trovati altri. Infatti rimasi deluso quando andai a suo tempo al Profondo Rosso, in via Gracchi, mi pare di ricordare, a Roma,
dove di tutto questo non c'è nulla, cioè non c'è un video, quasi nulla, sono solo maschere, libri, poi c'è il museo. E voglio ricordare che c'era anche il negozio Profondo Rosso anche a Milano a suo tempo. E negli anni '80 c'era anche a Ferrara, vicino. E anche a Ferrara, bravo. Erano tre punti vendita. Erano tre. Quello di Milano io posso dire, visto che insomma all'epoca ero giovinastro, sono andato all'inaugurazione nel lontano 1992 e l'anno dopo ha chiuso, per cui non ho portato bene. Dai. Vabbè, niente, dai. Allora, il film lo consigliamo? Sì, lo consigliamo, dai. Sì, lo consigliamo. Abbandonatevi al piacere. Lasciatevi guidare dalla Dama Rossa. Esatto. La Dama Rossa, ecco. Va bene, allora grazie Guglielmo, grazie Antonio per il supporto, ringraziamo il pubblico, invitiamolo sempre a cliccare la campanella, a cliccare like, a commentare e a darci suggerimenti, siamo più apposta. Bene, grazie a tutti, ciao! Ciao!